Il numero 1 vive due momenti essenziali con i tiri dagli 11 metri. Primo tempo, 16esimo, Viali stende Tiberi che chiede di tirare il penalty. Lorieri aspetta il tiro e poi devia la ciabattata del rossoverde. È 1. Nella ripresa, al 26esimo, Tovalieri vola in area mentre sta per battere. Dal dischetto va proprio il Cobra, ma Lorieri tira fuori il flauto magico della sua esperienza e devia il pur bel tiro della punta rossoverde. Nel mezzo la beffa per la Ternana, concretizzatasi con uno dei soliti tiri di Giannini. Traversa piena, irrompe Cozza che di testa schiaccia in rete. È il 27esimo del primo tempo. La Ternana c'è, macina gioco e occasioni. I tifosi rossoverdi aspettano il pari da un minuto all'altro, ma il Taccuino non registra gol, solo parate, strepitose parate di Super Lorieri. Forse la più nitida occasione da gol per Fabris e compagni si è avuta al 27esimo del primo tempo. Silvestri calcia in area un pallone tagliato sul quale si avventa Tiberi. Solo davanti a Lorieri sembra fatta, ma riesce a mandare sopra la traversa. Porta stregata, qualcuno comincia a pensare. Per la conferma del quesito basta scorrere le azioni successive, specie l'assalto finale, quando si gioca in una sola area e prima Cento, poi Miccoli, quindi Tovalieri, non riescono ad evitare la beffa di una sconfitta davvero immeritata per la Ternana. Al Lecce il merito di aver saputo tenere il risultato anche in 10 per l'espulsione di Cyprien avvenuta al 10° della ripresa. La Ternana ha avuto moltissime occasioni, non dimentichiamoci che noi per mezz'ora abbiamo giocato in 10, cioè diciamo che abbiamo giocato in 10, a quel punto lì la Ternana ha avuto delle grandi occasioni. Quindi nel complesso soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto.